ragazzi, benvenuti e ben ritrovati nella mia cucina italiana. Oggi preparo delle polpette con melanzane e carne, insomma sono qualcosa di meraviglioso, che poi sono buonissime da mangiare così come sono, da buttare dentro all'interno di un panozzo, da portare in spiaggia, da mangiare fredde, da mangiare calde, insomma sono qualcosa di spettacolare. Allora vediamo subito quali sono gli ingredienti che ci servono per realizzare queste meravigliose polpettuzze. Abbiamo bisogno di 500 g di carne trita di manzo scelta, potete anche prenderla mista, insomma 500 g di carne trita, poi 500 g di melanzane, in questo caso è una perché pesa 500 g, un pochino di prezzemolo, 50 g di parmigiano reggiano, 70-80 g di scamorza affumicata, ma va bene anche la scamorza dolce, poi un uovo intero, uno spicchio d'aglio, qualche fogliolina di basilico, 50 g di pan grattato e poi del burro chiarificato oppure in alternativa dell'olio extravergine di oliva. Gli ultimi ingredienti, un pochino di sale, noce moscata e un pochino di pepe. Cominciamo dalla preparazione della melanzana. Ora vi svelo un piccolo segreto. Per evitare che la melanzana sia amara o piccante, tagliarla per il lungo in fette circa un centimetro più o meno di questo spessore. In questa maniera, non mi chiedete il motivo scientifico perché non lo so, però so che la differenza è sostanziale, la melanzana non risulterà più né piccante né amara. È un po' come il segreto nel cetriolo che vi ho già insegnato in qualche altro video. Se lo seguite il cetriolo risulterà dolce, se non fate quel trucchetto il cetriolo risulta comunque amaro. Comunque, dopo averla tagliata in fette, tagliarla in listarelle, quindi in cubettini più o meno di questa dimensione. E voilà, la melanzana è pronta. A questo punto, all'interno di una padella inserire un pochino di burro chiarificato oppure, come vi ho già detto in precedenza, un pochino di olio extravergine di oliva. La cosa assolutamente importante è che copriate bene tutto quanto il fondo della padella. Quindi è possibile aggiungere le melanzane. Dopo aver aggiunto le melanzane, alzare il fuoco, quindi aggiungere il sale. E quando comincerà a sfrigolare bene, allora abbassare il fuoco e continuare la cottura con il coperchio e mescolarle di tanto in tanto. Le melanzane dovranno perdere questo classico colore bianco e diventare quasi trasparenti. Ci vorranno all'incirca 8-10 minuti. Mi raccomando, a fuoco basso. Mi raccomando, non aggiungete assolutamente acqua, piuttosto continuare la cottura nel fuoco più basso che avete fino a quando non avrete ottenuto questo risultato. Facciamole cuocere all'interno della loro stessa acqua di vegetazione. E quando abbiamo raggiunto questo risultato, le melanzane sono pronte, vedete? Perfetto. Aggiungere dunque le melanzane alla carne trita. Mescolare bene. Quindi aggiungere l'uovo intero e continuare a mescolare. Ora dobbiamo aggiungere l'aglio. Ovviamente trovarci dei piccoli pezzettini di aglio in bocca quando mangiamo una polpetta non è il massimo della vita. Quindi il mio consiglio è quello di eliminare dapprima la pellicina esterna per poi eliminare il germoglio centrale. In questo caso io sto utilizzando un aglio fresco, quindi l'anima o il germoglio centrale, come potete vedere, è molto piccolo. In ogni caso va eliminato. Per aggiungere correttamente l'aglio utilizzate uno schiacciaaglio, in questa maniera diventerà una crema e il suo sapore verrà distribuito uniformemente all'interno di tutta la preparazione, senza crearci poi quei problemi di alitosi oppure di reflusso gastrico. Aggiungere anche un pochino di prezzemolo tritato, diciamo un paio di pugnetti, e continuare a mescolare. Aggiungere dunque un pochino di noce moscata, anche qui ovviamente al gusto, un pochino di pepe, anche qui ovviamente al gusto,
Aggiungere anche delle foglioline di basilico, ovviamente spezzettate manualmente perché altrimenti rilasciano una tonalità amarognola, quindi non tagliatelo a coltello e mettetelo perché con la melanzana il basilico si lega davvero in modo eccelso, proprio rilascia, è una combinazione di sapori, di profumi che è veramente qualcosa di spettacolare. Mescolare bene, quindi aggiungere il parmigiano reggiano. E poi la scamorza grattugiata. L'inserimento degli ingredienti è importante in quanto, se avete fatto caso, non ho ancora aggiunto il sale. La ragione è molto semplice: parmigiano reggiano, la scamorza, la melanzana, tutti questi ingredienti hanno una percentuale di sale, che verrà poi rilasciata e distribuita. Ora, se noi dovessimo mettere ora una quantità di sale, probabilmente questa potrebbe essere o, eccessiva o, insufficiente e dipende appunto dalla percentuale di sale contenuta soprattutto all'interno del formaggio. Quindi aggiungere il sale solo a questo punto. Per poter capire quanto sale inserire, io riesco a capirlo semplicemente dal profumo, ok? Però bisogna allenarsi un attimino, allenare soprattutto il nostro naso. In caso contrario, prima di aggiungere un pochino di sale, potete magari prendere un pezzettino o assaggiarlo così com'è, se state utilizzando dei prodotti di alta qualità non ci sono problemi, oppure scaldarlo magari in una piastra un attimino e poi dopo regolarlo di sale. A questo punto aggiungere circa 3 quarti del pangrattato che abbiamo da parte, in totale sono 50 grammi, inserirne all'incirca 30 grammi e mescolare sempre con un cucchiaio. In questa maniera si distribuirà uniformemente ed assorbirà quelli che sono gli eccessi di liquidi, soprattutto rilasciati dalla carne ma anche dalle melanzane. Raggiunto questo risultato, aggiungere la restante parte di pangrattato. Ora, qual è la funzione del pangrattato? Non è solo quella di assorbire i liquidi, ma soprattutto quella di rilasciare amidi e glutine. E sono proprio l'amido e il glutine a permettere alle polpette di mantenere durante la cottura la propria struttura. Ma attenzione, non mettetene troppo, altrimenti risulterebbero gommose. Per rilasciare bene l'amido e il glutine bisogna impastare manualmente, come sto facendo, per circa 3-4 minuti. E se dovessero, trascorsi questi 3-4 minuti di impasto, risultare ancora molto appiccicose e quindi difficili da lavorare, allora potete aggiungere ancora un pochino di pangrattato. Ma poco poco, perché ricordatevi che se doveste aggiungerne troppo, poi alla fine ci risulteranno gommose. Ottenuto questo risultato, prelevare una piccola porzione di impasto e cominciare a formare una prima polpetta. La realizzazione, come potete vedere, è molto semplice. Vedete che le mani rimangono pulite? Perfetto, questa è la giusta struttura che deve avere l'impasto. E voilà. Ora vediamo due diversi metodi di cottura. Il primo, ovviamente, è il classico, ovvero fritte. Quindi inserire dell'olio di semi di arachidi all'interno di una pentola, abbondante olio di semi di arachidi, sufficiente a coprire completamente le polpette e portarlo alla temperatura di 160 gradi. Ma prima di immergere le polpette all'interno dell'olio, ricoprirle con un pochino di pangrattato. Quindi cuocerle per 4 o 5 minuti. Non inserite troppe polpette all'interno della pentola perché la temperatura calerebbe drasticamente e assorbirebbero durante la cottura eccessivo olio. Dopo la cottura, metterle in un vassoio con un pochino di carta assorbente. Vediamo dunque la seconda cottura con il burro chiarificato che, come vi ho detto, può essere pacificamente sostituito da del buon olio extravergine di oliva. In questo caso, la quantità di burro o di olio dovrà essere sufficiente a coprire interamente la base, della padella. Prima di inserire le polpette all'interno della padella, vanno schiacciate. In questo caso non si aggiunge pangrattato esternamente perché con questo secondo tipo di cottura lo assorbirebbero tutto quanto il burro o l'olio che utilizziamo per la cottura. Invece, schiacciandole così otterremo due risultati: assorbiranno molto meno burro, quindi molto meno olio, si insaporiranno, ma soprattutto si cucineranno perfettamente sia internamente che esternamente. E voilà, ora possiamo procedere alla cottura delle polpettine schiacciate.
In questo caso coprire completamente tutta quanta la base della padella, questo per permettere alla padella di avere una temperatura omogenea. Inizialmente tenere il fuoco bello vivo per permettere alla padella appunto di arrivare alla sua giusta temperatura. Dopodiché mettere il coperchio e continuare la cottura a fuoco medio. Il tempo di cottura è di circa 7-8 minuti. Ricordatevi di girarle di tanto in tanto per tostarle perfettamente sia da una parte che dall'altra. E voilà, leger, son fatto! Guardate che meraviglia, che spettacolo! Vedete che tutto quanto il grasso è rimasto nella padella, mentre loro sia internamente che esternamente sono perfettamente cotte. Guardate che meraviglia, ma che spettacolo! Wow! Voilà, fantastico, spettacolare. Va bene ragazzi, andiamo dunque ad impiattare. Vi ringrazio per la vostra attenzione. Vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete fatto, di condividere il video con tutti quanti i vostri amici, di mettere un bel mi piace, che per me è molto ma molto importante. Inoltre vi ricordo che sul sito internet trovate tutte quante le mie video ricette con foto, procedimenti, passo passo e badabam badabam bam bam. Inoltre vi ricordo, quando vi iscrivete, di attivare la campanellina e le notifiche anche nel vostro cellulare, in maniera tale che potrete essere aggiornati quando caricherò nuove video ricette. Lo chiedo mucho e adesso andiamo a fare la prova dell'assaggio. Mi consenta. Mai una volta che ho un apri bottiglie per aprire una birra. Adesso assaggiamo anche questo. Userò questo per fare il gelato, non lo so. Ce la farò? Sì, ce la faccio. Vabbè, ma io oramai sono tecnico, ho aperto anche la birra con questo. Oh, dicevo, mai una volta che un'azienda, un brands, mi contatta e mi dice: dai, ti regalo 28 birre, così almeno le bevi nei miei video. E allora io a sfregio, visto che me le devo pagare, me la bevo nella tazza quella proprio del cappuccino. E quindi non vi faccio vedere se fa la schiuma, non vi faccio vedere niente. E non vi dico se è buona o no. La bevo e basta. Vabbè ragazzi, avete presente quella ricetta che ho fatto un po' di tempo fa? Questa qua, vieni qua vicino, vieni qua, vieni qua. Non avere paura, non ti faccio mica del male, ti mangio mica. L'hummus, l'avete fatto l'hummus? Ecco, con queste polpette l'hummus è qualcosa di spettacolare, ok? Quindi non solo i falafel, ma lasciamo stare le pronunce che io non sono adatto. Allora, dicevo, andiamo a fare la prova dell'assaggio e queste qua fatte in questa maniera tecnico-tattica veramente assurda, io me le sono messe nei panini. E adesso facciamo la prova dell'assaggio, vediamo, vediamo. Innanzitutto vieni qua, vieni qua, vieni qua, guarda, 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 guarda com'è, guarda com'è, guarda, 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 guarda. Vedi che c'è il formaggio che è ancora un po' filante, vedi che ancora la berenjena, la melanzana mantiene un po' bene la sua forma, ma è ben cotta, eh? Mamma mia, io vi dico la verità. Mamma c'è qualcosa di... Non ho parole. Allora, quelle Barbato sono eccezionali. Vediamo quelle fatte in modo classico. Guarda, anche qua, vabbè, il formaggio è sempre bello filante, non una cosa che dici minchia che roba, a meno che poi un giorno facciamo quelle che vabbè. Sono ottime. Queste proprio sono dei bocconcini. Queste invece sono proprio dei bocconcioni. Queste qua sono da mettere nei panini, però. Cioè, queste qua, se non vi fate un panino con questa, veramente fate un danno proprio all'umanità. Devo dire una cosa. È vero, non l'hai provato nel falafel. Vieni qua che la proviamo nel falafel. Proviamo questa che è croccante fuori e soffice dentro. Andiamo. Non lo so. Poi in descrizione ti metto il link di questa salsina qua. Mamma mia, che buono che è! Ragazzi, chiaro muccio, alla prossima, video ricetta. Ora, sai, come si fa? Io mangio.
Non aveva una passione, guarda, vedi, se non pagano.